A sostegno di Ettore Neri, candidato sindaco del centro-sinistra al ballottaggio di domenica, è arrivato l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il deputato PD, fino a 3 settimane fa, a capo del governo italiano, è intervenuto in piazza 24 maggio a Tonfano. Accanto il senatore Dem Andrea Marcucci e i segretari locali Antonio Orsucci e Riccardo Brocchini. Ad ascoltare tanti sostenitori e candidati delle liste di Ettore Neri, che deve rimontare il distacco di oltre 750 voti che lo separa dal candidato del centrodestra Alberto Giovannetti. Queste amministrative sono una sfida per tutto il centrosinistra, ha dichiarato Gentiloni, che nel suo intervento ha rivendicato il contributo per 800.000 euro che il suo governo ha stanziato per il recupero del forte di Motrone e l'importanza della valorizzazione dei luoghi storici dimenticati. La sfida di riprendere il governo di questa città, ed è credo la sfida di valorizzarne le grandi qualità. Pietrasanta c'ha una identità culturale, ambientale, storica molto importante, si tratta di valorizzarla, serve competenza e dedizione. Io sono certo che Ettore Neri, che ha dimostrato le sue capacità amministrative, che ha passione, che non farà il sindaco di Pietrasanta per cercare un trampolino da un'altra parte, ma farà il sindaco per tutti i cittadini di Pietrasanta, può vincere le elezioni domenica e sarà un'ottima scelta per governare questa città. Si sceglie il sindaco, non si fa un secondo tempo di elezioni politiche. È inutile che questa scelta venga caricata di contrapposizioni politiche e ideologiche.